Signori cari, buongiorno, sono le 6 e 16. Siamo reduci della notte degli Oscar e abbiamo visto un sacco di cose molto belle che sono successe in America. Tipo gli Oscar in tipo, realtà, cioè tipo, solo quelli. Esatto. E c'erano un sacco di persone, abbiamo assistito alla... Anche là. Sì, ma bando alle ciance. Tutti i vincitori degli Oscar 2016. Allora, partiamo con il miglior film che è stato vinto da Il caso Spotlight. Spotlight. Il caso Spot, un po' sorpresa, lo vogliamo dire? In realtà no. No. Eravamo noi che tifavamo per Mad Max per Fury Road. Però vabbè. Alla miglior regia, Alejandro González Iñárritu, ancora una volta. Questo non ce l'aspettavamo. Questo non ce l'aspettavamo davvero con The Revenant. The Revenant. Dai. George Miller. Alejandro. No! No! Andate a cagare! Poi troviamo come miglior attore protagonista finalmente Leonardo DiCaprio. Un'ovazione. Oh. Leonardo DiCaprio. Yeah! Migliore attrice protagonista c'è cioè Brie Larson. Miller. Brie Larson. Grande! Che non è un formaggio, no. Ma è un'attrice. Esatto. Con Room. Room. Dopodiché troviamo miglior attore non protagonista Mark Rylance in Il Ponte delle Spie. Esatto. Così come troviamo come miglior attrice non protagonista Alicia Vikander con The Danish Girl. Migliore sceneggiatura originale la vince Il caso Spotlight. Esatto. E La grande scommessa invece vince la migliore sceneggiatura adattata. Miglior film d'animazione se lo giudica Inside Out. Finalmente un altro grande trionfo che aspettavamo da anni, il maestro Ennio Morricone si è accorto anche lui di aver vinto un Oscar. La colonna sonora di Hateful Eight. Di Hateful Eight, grazie ai suggeriti alla mamma. Cara. Poi abbiamo una serie di roba vinta da Mad Max Fury Road. Vinto sei premi Oscar. Fury Road. Sei contento? Sì. In descrizione mettiamo un articolo con scritto tutte le cose perché noi siamo un po' provati da questa. Siamo provatissimi. Quindi scripta manent verba not. Arrivederci. Noi ci vediamo sempre qua. No, sempre qua no. Noi se ne andiamo a casa. Ma no, per i prossimi due giorni magari no. Dai. Ma sì, ma forse domani. Ma fate come volete, dai. Arrivederci. Ciao.